Certo, ragazzi, siamo proprio stanchi, eh? Voi siete seduti, siamo qui in questo deserto del Jurassic World. Ciao a tutti, io sono Victor, poi abbiamo Gallin, eccolo Sì. lì il nostro Gallin, e poi abbiamo altri due nuovi amici, perché Gallin, bravo, rimettiti seduto. Abbiamo anche Kenji e il babbo di Kenji che sono venuti con noi oggi. Kenji e Babbo di Kenji sono protagonisti della serie Jurassic World. Allora, mamma mia, bellissimo questo deserto. Ma questo è un anchilosauro. Ciao, piccolo anchilosauro. Ma sono tue quelle uova là? Che bello. Ah, fammele vedere queste uova. Che bello. Veramente, veramente ho diventato un po' cieco perché c'ho un osso. Quest'osso qui di chi sarà? È un osso di qualche dinosauro? Ma io sento. È un predatore! Oddio, un megalosauro! Aiutaci! Anchilosauro, aiutaci! Oddio! Vuole mangiarci! Vuole andare a mangiare le uova! Bravo, picchialo, picchialo con la coda ossea! Oh! Bene, bene, se ne sta andando, se ne sta andando. Beh, ha fatto un bell'ingresso, questo megalosauro. Però, per fortuna che il piccolo anchilosauro. Accidenti, ragazzi, guardate, c'è anche due cuccioli di T-Rex. Due cuccioli di T-Rex, ma è impossibile. Oh no, il nostro anchilosauro si sta mettendo a protezione delle uova. I cuccioli di. Oh, no, 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 no. Ehi, lasciateci stare. Vuole solo giocare. Ah, meno male che ci sei tu, Gallin, che li conosci bene, questi piccoli animali. Wow, è bello, però allora, piccoli, non andate a mangiare però le uova del nostro anchilosauro, perché potrebbero nascere tanti cuccioli come voi. Gallin, ma tu non hai paura seduto lì con questi lucertoloni accanto? No, grazie. Ah, ok. Allora solo io sono un po' timoroso. Oh, ma lo sai, Gallin, che cosa ho pensato? Ho pensato che a volte, se ci sono dei cuccioli, a volte c'è anche la madre. E io ho paura della madre dei cuccioli di T-Rex. Oh, no! Ti prego! Mamma T-Rex! No! Meno male! Sì, ma mamma T-Rex, non mangiare neanche noi però, eh! Mamma T-Rex, non mangiare neanche noi, ok? Sembra che abbia capito, Gallin. I cuccioli di T-Rex capiscono, dicono alla mamma di non mangiare roba. E di non mangiare neanche noi, spero, vero Gallin? Dove sta andando? Ma è bellissima comunque questo T-Rex, eh? Vero Gallin? Caspita, ma qui al Jurassic World vediamo veramente dei dinosauri meravigliosi. Questo T-Rex è fantastico. Sta dicendo che qui al deserto Jurassic World c'è uno spinosauro? Secondo me c'è proprio uno spinosauro. Guarda. Questo è il più temibile. Oddio, scappiamo ragazzi, scappiamo! Mettiamoci vicino all'anchilosauro e forse riusciamo a salvarci. Facciamogliela sbrigare fra di loro. Stanno lottando la mamma T-Rex con lo spinosauro.
lo spinosauro l'ha preso sul collo. I piccoli stanno andando in aiuto della madre. La madre è svenuta. Lo spinosauro ha preso anche un cucciolo. È una lotta cruenta. Una lotta cruenta fra lo spinosauro e i T-Rex. Basta. Devo intervenire per il bene anche della mamma anchilosauro. Fermi tutti. Fermi. State fermi. Dobbiamo stare in pace. Perché tu, in realtà, mangi i pesci. Mentre tu sei un carnivoro. Non potete lottare. Quindi state buoni. Cerchiamo di stare tranquilli per il bene della mamma anchilosauro e delle sue uova, ok? Mi sembra che la mamma T-Rex abbia capito. Anche lo spinosauro ha capito. Beh, adesso li possiamo conoscere. Allora, cerchiamo lì. Wow, che belli che sono. Sono veramente belli. Ma è meglio se vieni altro dinosauro, vieni! Richiamiamo anche il megalosauro, vieni megalosauro! Megalosauro! Guarda! Non combattete! Beh, anche questo megalosauro è bellissimo, vero? Accidenti, anche oggi in questo Jurassic World abbiamo trovato veramente delle specie molto interessanti. Abbiamo trovato il T-Rex, che è il predatore per eccellenza, con due piccoli T-Rex meravigliosi anche loro. Abbiamo trovato lo spinosauro, che è indubbiamente il dinosauro più intrigante e curioso, perché è molto aggressivo, ma ha anche una dieta molto limitata, perché sembra che questo dinosauro si nutrisse prevalentemente di pesci. Poi abbiamo il megalosauro, che non ha delle dimensioni spaventose, ma è effettivamente molto aggressivo e molto carnivoro. Si può dire molto carnivoro? Ma sì, ma non lo diciamo uguale. E poi abbiamo il simpaticissimo anchilosauro, che nella lotta che ha fatto per difendere le sue uova ha dato veramente del filo da torcere al grandissimo T-Rex, vero Gallin? Sì. Questa parte del Jurassic World è fantastica. Io direi che a questo punto possiamo metterci tutti in posa e fare una bella carrellata tutti insieme. Che ne pensi, Gallin? Ragazzi, mi sembra che sono un po' cieca anche questa volta, perché c'è una cosa che il T-Rex ci ha fatto dei graffi. Chi gliel'ha fatti dei graffi? Ah, ma probabilmente Gallin, sai cos'è successo? Il T-Rex, i graffi che ha, se li è fatti durante la lotta contro lo spinosauro. Lo spinosauro ha fatto veramente una bella battaglia con questo T-Rex. E anche con il megalosauro e Bumpy. Il megalosauro e Bumpy sono stati bravissimi, eh. Però adesso rimettiamo a posto le uova di Bumpy, perché poverino, le sue uova se no rischiano di andare perdute. Wow, che fantastici che sono. Che facciamo adesso? Guarda adesso, guarda che fa adesso. Hai visto che ha fatto? Ha aperto la bocca questo T-Rex. Ha aperto la bocca e ci ha fatto vedere una lingua lunghissima. Vero? Sì. No, mi fai paura, perché lo so che in realtà sei una brava mamma T-Rex. E non mi mordere. No, ti stavo solo annusando, se sei odore cattivo, odore buono. Ma che fai? Parli, sei un dinosauro parlante?
detto proprio che sei profumante. Ah, l'ha detto? Ehi Gallin, vieni qui. Guarda che bella posa di Gallin insieme ai due cuccioli di T-Rex, bellissima. Eccolo qua. Ok. Ed eccoli qua, tutti i protagonisti di questa nuova storia di Gallin e Victor nella terra di Jurassic World. Adesso direi, Gallin, di iniziare a salutare uno ad uno tutti i dinosauri protagonisti. Iniziamo dal T-Rex. Iniziamo dal T-Rex. Ciao T-Rex! Ed eccolo qua il T-Rex che se n'è andato. Poi che ci abbiamo? Lo Spino? Ciao Spino, sei il più bello di tutti, eh? E il nostro preferito, vero Gallin? Sì. Poi che ci abbiamo? Il Megalosauro! Ciao Megalosauro, facci sentire la tua voce! Eh beh, quando dice di urlare, urla, vero? Poi dobbiamo salutare adesso anche i cuccioli del nostro T-Rex. Ciao cuccioli T-Rex! Salutiamo infine anche il nostro simpaticissimo anchilosauro Bumpy. Ciao Bumpy! E a questo punto, diciamo, e siamo rimasti solamente noi con le uova. Con le uova. E con l'ossicino. E con l'ossicino, che lo mettiamo Bumpy, qui. Le tue uova le hai dimenticate. E ora gli si portano noi, Gallin, non ti preoccupare. Adesso facciamo vedere il nostro pollicione. Uno e due, che i nostri amici devono mettere a questo video e iscriversi al nostro canale. Bravissimo. Salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima puntata. Puntata.